Niente sole a Roma per Pasqua. Per tutta la giornata una pioggia tenace e uggiosa, ma nonostante l'inclemenza del tempo a migliaia i fedeli si sono riuniti in piazza San Pietro per vedere e applaudire il sommo pontefice. Strani parapioggia e ancor più bizzarri abbigliamenti tradivano i molti stranieri, fra i quali numerosi gli americani. Improvvisa la folla ondeggia, gli occhi di tutti si fissano lassù dove paterno e affabile appare il Papa. E da Roma a tutto il mondo si diffonde la benedizione del successore di Pietro. Patris et fili et Spiritus Sancti descenda super nos et maniat semper. Il primo d'aprile è giorno in Italia dedicato agli scherzi. A Valencia invece ai fallas, grandi costruzioni di cartapesta ornate da mazzi di fiori offerti dalle hermosas señoritas. A notte poi i fallas vengono bruciati, così il paziente lavoro di lunghe settimane se ne va in fumo in pochi istanti. Ma la festa dei fallas non finisce così. Le migliaia di turisti se la spasseranno sino all'alba, perché come tutti sanno, Valencia è una dolce terra che ti afferra con le mille seduzioni. Folla delle grandi occasioni alla Plaza de Toros di Valencia. Non han badato al robusto prezzo dei biglietti le migliaia di spettatori. Qualsiasi sacrificio viene affrontato a cuor leggero per ammirare l'arte incomparabile di Rafael Girón, il torero del giorno. Veramente bravo Rafael, piroetta, volteggia, danza intorno all'animale, che in verità a noi profani sembra piuttosto abbacchiato. Il toro, che non aveva mai fatto male a nessuno, verrà sacrificato a sempre maggior gloria di quella palestra di intelligenza, di cultura e di umanità che è la corrida. Hanno trovato un tetto amico e sicuro, cure assidue e generose e soprattutto la certezza di un pasto quotidiano sano e abbondante. I 500 gatti randagi che amorosamente sono stati raccolti in un villaggio ideato e costruito proprio per loro a pochi chilometri da Napoli. Mani affettuose e comprensive li hanno sottratti alle mille paure della vita nomade. Hanno dimenticato qui, in questo ambiente sereno, le sassate, gli scherzi malvagi, le crudeltà di una cattiveria che non può essere scusata con l'incoscienza. Sono rapidamente ingrassati. 11 kg di pasta, 15 di pesce, 20 litri di latte, 10 kg di formaggio sono a loro disposizione ogni giorno. Comprensibile l'invidia dell'ancestrale nemico, ma è ora di andare a Nanna. Nel sogno, divenuto enorme, si divertirà a legare dei barattoli alla coda di un piccolo uomo e a vederlo correre terrorizzato.